Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi. Cosa hanno visto i miei occhi? Cosa hanno visto i miei occhi questa sera? De Zerbi, che sicuramente non è l'ultimo arrivato, prende una lezione di calcio da De Rossi. De Rossi. Ragazzi, qua siamo di fronte a una Roma monumentale. Monumentale. Ora non lo so la Roma cosa farà a fine anno, dove arriverà, ma sicuramente da quando se n'è andato quel cesso di Mourinho, De Rossi sta spaccando. De Rossi sta spaccando. Giocatori che sembravano morti e stramorti sono rinati. Giocatori che sono ritornati ai propri livelli. Ora non faccio nome. Io ho uno su tutti, non lo so, Paredes, ma anche El Shaarawy, lavoro di sporco, lavoro di qualità sulla fascia, impressionante, ma è la mentalità. Un dettaglio che mi ha colpito moltissimo è quello del fatto che sul 3-0, oh, sto dicendo 3-0, non mica sto dicendo 1-0, perché io sono abituato sull'1-0. Sul 3-0 si rivolgono alla panchina i giocatori della Roma e dicono: "Mister, dobbiamo cambiare atteggiamento". No, attaccare, attaccare, come sempre, attaccare, attaccare. E nasce il 4-0. Cazzo, questa è mentalità. Ragazzi, la vera che c'ha De Rossi e Mourinho, oltre al fatto di aver preso ora un allenatore che sembra veramente anni luce rispetto a Mourinho, ma ha responsabilità dei giocatori, ragazzi. Perché è giusto fare questo cambio, è stato giustissimo. Cosa che purtroppo non vuole fare la Venus, perché se l'avesse fatta la Venus, oggi saremmo attaccati al culo dell'Inter. Io su questo mi gioco la testa. Ma responsabilizza i giocatori, perché la società dice: "Abbiamo cambiato allenatore, ora vi alzate il culo dalla sella. Adesso dovete alzare il culo dalla sella". Poi De Rossi ha portato la sua cultura, perché De Rossi è uno che ha studiato, è uno che si è impegnato, uno che ha fatto pratica, pratica. Quindi, onore al merito, Roma monumentale, monumentale, trasformata. Adesso i murignani a Roma non sanno neanche cosa sia Mourinho. E gli allegriani, e chiudo. Non hanno neanche la soddisfazione di dire: "Avete visto, hanno cambiato l'allenatore e non stanno facendo un cazzo, anzi stanno facendo peggio di prima". No, non avete neanche questa soddisfazione, perché De Rossi sta spaccando, ma si sono incazzati fino alla fine, Allegri out.